Ciao ragazzi, allora, domani mattina verrò operato la spalla sinistra. Ho avuto una lesione al tendine del sovraspinato e quindi farò un'operazione di artroscopia. Quindi faranno tipo tre buchini, entreranno, metteranno a posto il tendine e usciranno, almeno da quello che mi ha raccontato. Molto easy. La storia comincia stasera, giovedì sera, perché mi devo fare questa puntura, che come si chiama? Ixia, che è un Anticoagulante. anticoagulante. E la cosa divertente è stato come farmi la puntura, perché a me mi fa venire l'ansia, la diaghi, queste cose qua. Quindi ho detto, Isabel, fammelo tu, ma anche a lei gli fa venire Mi l'ansia. ha nausea. Poi siamo riusciti a farlo, fortunatamente. La puntura è stata abbastanza semplice, veramente una cazzata quando è entrato. Mi ha dato più fastidio soprattutto quando ho inserito dentro il liquido, perché quello dava un po' fastidio. E spero di tornare ad allenarmi e poi gareggiare il prima possibile, perché lo sto facendo solo e esclusivamente per questo, perché per il dottore mi diceva se avessi avuto una vita normale, che non so, facevi l'impiegato e potevi tenertela così la spalla. Invece, siccome io voglio tornare in campo gara, voglio fare questa cosa qua e quindi spero di potervi aiutare in qualche modo. Sì. E quindi voi farete parte di questa giornata, di questa Questo journey journey. di Bruno, e sta seguendo anche una dieta da quasi un mezzo vegetale, anche per questa cosa. Esatto, quindi ho letto un po' di articoli, un po' di cose e ho voluto, diciamo, testare questa cosa per vedere se funziona o no. Ok. Ciao ciao. Good luck, Bruno. Besitos. A domani, Cici. Ok, raga, siamo qua. Tra poco dovrei entrare. Me la sto facendo sotto le mutande. Speriamo che vada tutto bene. Vi faccio sapere dopo. Bacini. Ciao, mio amore. Bruno è qua dalla sala da mezz'oretta. Sì, sono Come ti ritornato. senti? Allora, mi sento abbastanza bene. Mi hanno dato tipo degli oppioidi, da quello che ho capito, qualcosa per farmi stare un pochino più tranquillo. In più mi hanno tipo bucato il collo e mi hanno dominato tutta la parte del braccio. E poi hanno lavorato nel braccio sinistro, appunto dove mi dovevano operare. Tu eri sveglio, no? Sì, io praticamente. Allora, io pensavo che mi sarei addormentato, ma il dottore ha detto che, non lo so, ho un metabolismo troppo veloce, quindi non mi sono addormentato neanche un secondo, sono sempre stato sveglio, cioè. Non proprio presentissimo, ma ero sveglio, capivo, sentivo quello che dicevano. Ho cercato anche di interagire con i medici, ma mi hanno poco cagato. E niente, adesso sono rientrato, al momento sto bene, non sento niente di strano. Il dottore ha detto che l'operazione è andata bene, dopo mi spiegherà bene che cosa hanno fatto quando arrivano. E per il momento tutto a posto, ragazzi, quindi keep going. Giù, sono passate 3 ore. Adesso ricomincio a sentire la mano, aspetta che mi riesco a muovere. Sto cominciando a sentire il braccio e il dolore sta cominciando ad arrivare. Sento come delle piccole fitte in questo punto qua, no? Non tanto la frego, però me ne sono attaccata questa cosa. Mi sono riuscito ad alzare già, però la cosa peggiore è che non ho ancora né bevuto né mangiato niente. E sono le 4:30. Sono le 4:30 e da ieri, da mezzanotte di ieri che non tocco più cibo. Sto sfollando. Ciao belli, come state? Sono tornato a casa. Today is the second day dopo l'operazione, cioè il primo giorno dopo l'operazione e il secondo giorno da quando ho iniziato questa avventura. Devo dire che l'operazione è andata molto bene da quello che mi hanno detto. Hanno praticamente. Aspettate, Isa, me lo prendi un attimo? Ma dirattevi che sono spinato, ragazzi, fosse di 4 dita, ok, questa è la larghezza del tendine, il mio era A1, cioè il pezzo rotto era A1, quindi cosa hanno fatto? Hanno rotto quel pezzo e l'hanno riattaccato tutti e quattro all'osso, attaccandolo con un'ancorina di Quindi, cotto. come stai oggi? Sto bene, mi fa un po' male, nel senso che sento un po' di fittine così, però con il ghiaccio sto bene, mi hanno dato anche degli antidolorifici, ma al momento non ne ho preso nessuno perché È solo ieri sera. l'ho preso solo ieri dopo che mi è andata via l'anestesia perché mi faceva male, però poi oggi e ieri sera non ho preso niente. Per il momento sto bene. Avevo anche una borsita praticamente, non so cosa hanno fatto, io Hanno tolto la mi sono borsetta. immaginato che l'hanno spirata via, una cosa del genere, non so come funziona esattamente. Quindi l'intervento è andato bene, tutto ok, settimana prossima, massimo 10 giorni, devo ricominciare la fisioterapia e quindi non vedo l'ora. Adesso dormi con questo coso che c'è anche il Sì. cuscinotto, no? Devo Fa tenerlo vedere. sempre addosso. Quindi detto questo, ragazzi, ci saluto. Sì. Siamo appena venuti dal col Bruce.
ospedale a medicare la ferita. Yeah. Distanza dall'operazione 10 giorni, amore. 10 giorni, raccontaci. Allora, sono 10 giorni abbastanza buoni, perché vabbè, a parte le prime 3 notti è stato brutto, perché non riuscivo proprio a dormire. Ho cercato di non prendere nessun antidolorifico, perché non mi piacciono prendere robe strane, quindi solo ghiaccio e tanta pazienza. Dal terzo giorno in poi ho cominciato a dormire un po' di più. Oggi sono venuto a fare della medicazione, la dottoressa ha detto che sta bene e il 7 mi toglieranno i punti, ma oggi pomeriggio iniziamo la fisioterapia, prima seduta, quindi vediamo. Sono 10 giorni che non muovo il braccio, muovo la mano, però la spalla non l'ho mossa in nessun modo, e vediamo cosa succede. Ciao ragazzi, prima seduta di fisioterapia, vediamo come va. Ciao ragazzi, allora ho appena finito di fare fisioterapia, sono tornati a casa, mi ha dato gli esercizi da fare, è stato dolorosissimo, però finito, quindi adesso che sono tornato a casa mi sento meglio la spalla, che riesco a stare più dritto, quindi ha fatto male, ma come si dice sempre, no pain no gain, quindi bene, adesso comincio i miei esercizietti che mi metto di fare. Ciao ragazzi, allora stiamo per andare a togliere i punti, sono passati esattamente 18 giorni. Sì, più o meno, sì. 18, no, sì, sì, dal 20 al 7, 18 certo. Giorni esatti, finalmente, quindi potrò fare una doccia come si deve. Secondo giorno all'ospedale a fare rehabilitation. Buongiorno ragazzi, qua sono le 7 e 40? No, vabbè. 40 e siamo arrivati all'ospedale, stiamo per iniziare la nostra seconda sessione. Ciao. Ciao ragazzi, allora andiamo avanti con la rehabilitation. Oggi è il 31esimo giorno di riabilitazione e come vedete, vi faccio vedere, le ferite sono queste. Questo è stato 1, 2 e il terzo buco, come vedete non sono tanto grandi. Sono 31 giorni che non faccio praticamente niente. Questo è il braccio sinistro, ok. Questo è il braccio destro, c'è una leggera differenza. C'è un po' di differenza. Adesso non vedo l'ora di iniziare perché mi stanno venendo i pruriti. Adesso vi farò vedere a che punto sono, soprattutto con l'elevazione del braccio, e vi farò vedere quello che riesco a fare. Sono stare dritti, mi hanno detto. Quindi, tac, devo cercare di alzare il braccio fin dove arrivo. Senza attivare tanti muscoli. Ok, avete visto? Quasi 90 gradi. Sembra che su nel braccio abbia, non so, 15 kg quando fai le alzate laterali. È super pesante, però prima volta, quindi ci stiamo lavorando. Se io cedere l'altro, è quello che mi fa più male personalmente. Sono
L'obiettivo è cercare di arrivare sopra la testa. Però, come vedete, è la prima volta che lo faccio, il primo giorno oggi, e sono molto contento. 31 giorni, già cominciamo a fare qualcosa. Ciao raga. Allora, oggi è il 36esimo giorno dall'operazione. Sono molto contento per come sta andando la rehabilitation, perché questo è il primo giorno che mi sono riuscito ad allenare, ovviamente senza usare il braccio ancora. Ho fatto un workout in cui dovevo fare tipo 5 round con la bike erg. Ho fatto un K in mezzo di bike erg e poi 50 step up con la vest da 9 kg. Quindi ho potuto spingere un po', ho potuto allenarmi facendo... Mi ha fatto molto piacere e comunque appoggiando il braccio sulla bike non mi ha dato nessun tipo di fastidio, quindi questa cosa qua è davvero fantastica. Poi sono riuscito a guidare, oggi è stata la prima volta che sono andato a guidare da solo senza Isabel. Devo dire che ancora mi dà fastidio in alcune posizioni, magari quando mi sveglio la mattina mi dà un po' fastidio. La riabilitazione sta andando molto bene, sto facendo un sacco di esercizi, ogni volta me ne aggiungono qualcuno di nuovo. Sto alzando molto bene il braccio, sia in abduzione che in flessione. E una cosa che vi devo raccontare, che magari non vi avevo detto, è stato che quando mi hanno fatto l'operazione, io avevo un piercing al capezzolo destro, no? E cazzo, dopo l'operazione non l'ho potuto mettere per tutta la giornata il piercing. La sera quando ho provato a metterlo era già chiuso. Era chiuso, guardate. Questa è, vedete, l'ho dovuto togliere. E quindi adesso sto pensando di rifarlo, ma mi ha fatto un male cane quando l'ho fatto, quindi solo l'idea di farlo mi fa venire un po' i brividi. E vediamo come va. Detto questo, guardate, questo è il braccio operato, eh? Tac, ciao! Allora, oggi è il 42esimo giorno esatto dopo l'operazione. Vi volevo mostrare i miei progressi, come stavo andando con il braccio. Riesco a fare quasi una flessione completa, adesso vi mostro. Cercando di controllare al massimo il movimento, senza alzare la spalla, quindi senza avere compensi di nessun tipo, cerco di scendere, 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 fino a dove arrivo. Adesso arrivo qua, riesco a bloccare qualche secondo, e poi posso tornare indietro. Come avete visto, è quasi completa. Certo, non è ancora super comodo farlo, però stiamo migliorando. Adesso continuo, vi faccio vedere gli altri esercizi, così vi mostro dove sono riuscito ad arrivare. I primi pesetti è diventato molto più fluido e è tempo di cominciare a rinforzarla. Adesso vi farò vedere i due esercizi che mi ha detto il fisioterapista di fare. Grazie ragazzi per aver visto questo video, spero davvero che vi possa essere stato utile le informazioni che vi ho dato e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio forte e vi sito.